Buenos dias! È partita ufficialmente la ricerca per un mezzo quattro ruote per il messicano e tra l'altro oggi si parte subito col botto, ovvero con una Ford Focus RS, cose che non si vedono tanto su YouTube Italia, quindi mettetevi comodi perché ne sentirete delle belle. Vi dico, non è originale, infatti è già un po' piccante qua al mezzo, ce lo spiegherà il buon Vava. Vieni qua, bro. Allora, come andiamo? Si spinge, eh? Sì, molto. Spiegaci un po' il tuo mezzo che è molto particolare. Allora, è una Ford Focus, appunto, RS di terza generazione. Gli ho fatto aspirazione, mappa e scarico completo, proprio dritto. E attualmente siamo su circa 370 cavalli veri, perché originale ne fa 320 circa. E in più, come chicca, ha un freno a mano molto particolare che solo questo modello di Focus RS ha e nessun'altra auto che io sappia. Non hai specificato trazione integrale e volendo si può mettere 70% dietro, quindi va fortissimo ragazzi, incollate tutto. Ma andiamo a sentirla, tra l'altro non siamo soli, qui in compagnia c'è anche una Toyota GR e quindi ragazzi andiamo a dare sto fuego, dai, vamos, ci siamo, let's go. Allora, cose che devo sapere. Nulla, divertiti. Ah, perfetto, proprio. Partiamo morbidi ragazzi, dopo l'animale lo farà lui, io un attimo parto tranquillo. Divertente. Io ti dico, sono, hai presente timido, no? Come con le tipe, un po' timido adesso. Devo capirla bene, però. Ho più tornanti. La cosa mi piace sempre di più. Io davvero non riesco a commentarla questa macchina perché cioè, sono, cioè, è incredibile tutto questo. Così vai morbido, tac. Una doppia anima. Voi ora la vedete usata da me così, ma appena la prendi in mano lui non potete capire cosa combina. Però tipo rispetto a una normale S3 o GT, ma bro, è un'altra vita, cioè qua davvero si prova il vero divertimento andare in macchina, secondo me. Questa è molto meno filtrata. Sì. Questa è proprio anima pura. È che va capita un attimo, l'altra magari entri e schiacci subito, vai. Questa va capita perché non sai come si comporta. Però già l'ho sentito lo sterzo, è tutto bello preciso. Bello diretto, fai solo un giro per lato. Esatto. E poi c'è Pride Morco. Motore. Aperto. È già aperto così buono. Oh, vado. Vai. Fatemi capire anche voi ragazzi, vi piace il mezzo perché merita tanto. Sentitelo. Comunque è sincerissima. Non è che dico fa scherzi che mi parte e mi smusa a zero. Se proprio parte posteriore. Anche perché tiene talmente tanto che per farla partire ti ci devi impegnare. Esatto. Sentitela ragazzi! Questo è il mio mezzo! È il mio mezzo! Devo prenderci un po' la mano su assetto corse, mi dicevi, mi ci vuole un po' di simulatore! Ragazzi, fategli un simulatore come si deve perché imparate a gestire un'auto. Sì. Dopo vedete la differenza tra me, ragazzi, e lui. Tralasciando il fatto che io so la strada a memoria, però. Sì. Buono. Io ho già dato, ragazzi, sono già super soddisfatto. Ma non avete visto niente. Il bello viene ora che la prendo in mano. Il buon Vava. Ah, famiglia, tra l'altro, per chi ha dubbi che dicono le Ford spaccano e tutto, queste erano leggende metropolitane, hanno risolto tutto, mi dicevi. Hanno risolto quello che era il problema della guarnizione alla testata, delle annate dal 16 al 18, e con tutti i richiami del caso, quindi o la guarnizione o la testata o il motore completo.
e se state sotto i 420 cavalli è raro che esplodano, oltre iniziate ad andare su potenze importanti, e in quel caso un bel kit BL pistoni si va quasi 400-500. Però dico, già così è perfetta davvero. Ma ora ragazzi la userà lui, che io purtroppo sono ancora un po' impacciato con le macchine. No, ufficiale qua. Ma c'è anche il lounge magari? Billone, chiaramente. Ah cazzo, inaspettatissimo. Cos'è andare? Lo zaino dietro l'abbiamo perso. Ha lasciato la santa. Famiglia, un attimo di interruzione perché qui il messicano ha voluto esagerare. Fate bene attenzione, è uscita una nuova hit. Beccatevela qua, la nuova felpa del messicano. E ora ve la mostro bene nel dettaglio. Innanzitutto ci tengo a dirvi che ho voluto fare qualcosa di diverso dal solito, ovvero una felpa che potete utilizzarla anche per uscire la sera. Infatti beccatevela qua, molto minimal, clean. E se andrete dalle vostre cicche con questa farete sicuramente un figurone. Con tanto di patch, guardate qui, Welcome to Mexican Fam, e la scritta messicano, bellissimo, ovviamente tutto ricamato, made in Italy, qualità esagerata ragazzi, per chi ha già acquistato i prodotti del messicano lo sa. Io vesto una L, questa è la vestibilità, vi ricordo che sono alto 1,90 e peso 90 kg, quindi ecco, almeno avete un paragone. E ci tengo a dirvi quest'ultima cosa, solo per la famiglia a sto giro ho voluto fare una cosa per voi, ovvero se guardate attentamente il video ci sarà un frame, ovvero un pezzettino dove ci sarà un codice sconto esagerato tra l'altro, quindi guardate tutto il video fino alla fine e poi passate sullo shop del messicano. Ora andiamo avanti a fuego. Bam! È tutto in drift. Le gomme sono già finite davanti. Ti dico, non me l'aspettavo tutto sto controllo, davvero. Della macchina? Sì, macchina tu proprio, quindi davvero. La macchina aiuta, La macchina aiuta tanto. È bella, semplice. In percentuale cos'è che c'è? Sei messo 70 dietro? No, 50-50. 50-50. Con le sospensioni rigide. Bisogna saperlo usare, penso, perché hai giù pesante. Molto sottovalutata però. Sì. Poco considerata. Questo è un vero frego. Sound, wow. Bello corposo proprio. Bello realistico. È bello quello che riesce anche a sfruttarla bene, non è esagerata. No, volendo sarebbe utilizzabile come auto da tutti i giorni, serenamente proprio. Anche per fare la spesa. Spazio dietro se ne è, guardate che roba. Consumi a parte. Va bene per tutto. Esatto. Sai che qualcuno dopo aver visto questo video secondo me si ricrede, Molti. Ma di per sé finché non la provi. Rende, ma non al 100%. Già solo salirci in parte, ragazzi, non ho creduto. Io c'avevo già il pallino, però, non lo ammetto. Adesso ne hai due. Esatto. Mi chiedo come fai a dar tutta sta fiducia. Questo mi fa capire che tu sei qua ogni giorno. Bene famiglia, siamo giunti in conclusione di questo video. Mi raccomando, fatemi sapere con che mezzo ci vedete meglio il messicano, se con una Ford Focus RS, vi dico, mi ha colpito tantissimo, o magari con la Yaris GR, che anche lì mezzo che merita assolutamente. Vieni qua. Apriamo. In verità è tutto sbagliato. Ah, off. Adesso si ragiona qua. Sì,
Io posso solo che ringraziare il buon Vava qua, grandissimo, allora che mezzo che hai tirato fuori, ma soprattutto anche grazie. Che posti e tutto. E tra l'altro andate a seguirlo su YouTube, che mi dicevi che stai combinando qualcosa. A breve arriveranno cose molto piccanti con queste due e non solo. Esatto, vi lascio il link qua sotto, ragazzi, seguitelo e noi ci vediamo in un prossimo video fuego. Adios!